Benvenuti cari utenti dell'Inchiostro Fresco, siamo a Vignola e Morbera, stiamo attendendo di intervistare il sindaco del suo arrivo e dopo qualche tempo che non veniamo più qui ci siamo accorti di aver trovato un centro città veramente ben tenuto. Vediamo qua l'oratorio pulito, tutto nuovo, e anche la sede municipale è anche sì ben tenuta, pulita e ben organizzata. Anche la piazza centrale, piazza Figini, si presenta in una maniera graziosa con dei monumenti tenuti in modo... Vediamo l'oratorio, quella pala che è appena stata ristrutturata, mi pare. O rifatta o riorganizzata. C'è anche la bandiera dello Stato del Vaticano. Ah, sì. Benissimo, è bella questa. Sì, sì, è un bel angolo. Quest'angolo, la farmacia. Anche questo palazzo con la farmacia. Il centro. Praticamente ad ogni angolo di ogni palazzo di pregio c'è un cartello esplicativo che è una diciamo un'operazione che si chiama il museo in strada, in cui spiega l'origine storica di ogni palazzo. Ed è un bel modo, un bello esperimento. Diciamo. Ecco Mattia, accompagnaci un po'. Sì. Sul centro, su questa qui piazza che è stata l'edificio comunale. Ecco, questo è il comune con l'ingresso, lo stemma. Anche questo ho rifatto da poco perché si vede. Sì, non c'era, perché io ero passato tempo fa e questo non c'era. Qua siamo in viale Bocchieri. Poi qua c'è il monumento ai militari caduti. Ed è in buone condizioni. Ecco, è una comunità che si sente sempre unita nel ricordo. Esatto. E poi ha messo in evidenza la storia passata. E poi c'è la piazza Figini. Ah, c'è anche un pozzo. È un pozzo. I cartelli dov'è che sono? C'è un cartello qua. Ah, eccoli qua. Ecco. Così è il segno. E questo qui è un segno tangibile della memoria del paese. Esatto. Di questi cartelli ne abbiamo visto anche altri. In plurilingue, italiano, inglese, francese e anche un po' di... È il dialetto locale, soprattutto. Bene. Andiamo verso il pozzo. E facciamo una panoramica ancora sulla piazza e poi chiudiamo. E questo è il centro pulsante del paese. Esatto. Molto pulito, molto bene. Ben tenuto, molto curato. E questo ci conferma ancora di più come l'Italia è l'Italia dei campanili. Esatto. L'Italia delle mille città e dei mille paesi. Bene. Bene. Adesso andiamo a fare l'intervista al sindaco.